Più di 40 artisti locali e internazionali sono i protagonisti della quinta edizione della Biennale di Marrakech. Le loro opere trovano spazio nei luoghi più emblematici della città rossa, come Palazzo El Badi, il Teatro Reale e altri edifici storici. Per Alia Septi, direttore artistico, l'obiettivo di questo appuntamento è quello di rinnovare l'interesse per la città grazie all'arte. Abbiamo davvero cercato di essere umili, di rispettare la magnificenza di questa eredità culturale attraverso l'arte contemporanea, fare piccoli interventi, illuminare piccole parti di questi palazzi per aiutare le persone a scoprire o a riscoprire questa eredità culturale. La domanda a cui tenta di rispondere la Biennale è: dove siamo adesso? Un gruppo di artisti, il collettivo Zbel, ha immaginato questa installazione fatta con la spazzatura raccolta a Marrakech, opera che è denuncia e insieme richiesta per migliori politiche ambientali. La stanza in cui siamo corrisponde alla realtà in cui attualmente viviamo, una realtà in cui siamo circondati da immondizie e facciamo di tutto per non vederla. Se in realtà guardassimo alla realtà, vedremmo che le nostre stanze e le nostre case sarebbero esattamente così. Alla Biennale di Marrakech, che rimarrà aperta fino al 31 marzo, anche video, performance dal vivo e film.